Il 20 e il 21 novembre visita a Sapri di Danny Singh, docente di inglese e vicepresidente dell'Associazione Nazionale Yoga della Risata, per presentare questa disciplina ed il suo ultimo libro. Era un uomo felice, poi un giorno ho incontrato lo yoga della risata. È nato a Londra, vive a Roma e insegna con il suo metodo creativo e dinamico, legato al movimento del corpo, ai sensi e alle emozioni, ridere ed imparare. Lavora con le scuole, gli enti pubblici e le aziende, occupandosi anche di team building e di motivazione. Lo yoga della risata è da alcuni anni uno strumento cardine della sua metodologia. La presenza nella città della Spigolatrice grazie all'invito del giornalista Tonino Luppino, che lo ha conosciuto a Napoli. Alcuni mesi or sono, in occasione lì nei padiglioni della mostra d'oltremare del Festival Internazionale dell'Oriente. E l'ho conosciuto anche grazie al presidente dell'Associazione Yoga della Risata, Rodolfo Matto, che salutiamo, il mitico Rodolfo. Che cosa ti ha colpito? Mi ha colpito innanzitutto il libro, e l'ho acquistato subito, l'ho letto addirittura al rientro a Sapri sul treno, l'ho letto quasi di un fiato, guarda, una cosa meravigliosa, un libro che consiglio a tutti di leggere. Che cosa ti ha dato? Molto, a lui ha dato molto sia come uomo che come insegnante, lo yoga della risata, che lui l'ha già spiegato, immagino, no? Questa disciplina geniale pensata dal medico indiano Medankataria. Quindi mi ha dato molto, io già ho un grande senso dell'umorismo. Diciamo che questo mi ha dato il colpo di grazia, ci credo ancora di più.